Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento d'incontro. Quest'oggi ho due ospiti in studio e vi presento il primo che è Davide Zanetti, che è il direttore di gara della manifestazione Il Trail degli Eroi. Abbiamo un altro Davide, ma il cognome cambia, che è Pegoraro, che è un autore e anche uno storico. Con entrambi parleremo di una gara che è Il Trail degli Eroi, ma anche di questo libro che Davide Pegoraro ha realizzato e che si intitola 14. Poi spiegheremo anche il motivo del titolo. Una prima domanda la facciamo a Davide Zanetti e riguarda Il Trail degli Eroi, che si prepara ad una nuova edizione che si terrà il 18 di settembre ed è uguale a quella delle precedenti oppure c'è qualcosa che cambia? Beh, intanto cambia il fatto che è la 12ª edizione, perciò siamo ben per la 12ª volta in grappa. Quest'anno abbiamo eliminato, abbiamo messo in stand-by la ultra, perciò quella che supera i 60 km. Ci saranno le due distanze, la Sky che passa per Cima Tomatico e ci sarà la Trail degli Eroi che invece passa per Cima Grappa, perciò la Madonnina e la Via degli Eroi. Sono tutte e due ormai consolidate, sempre con la grande caratteristica di essere un evento sportivo nella natura e nella storia. Che è un tuo convincimento, perché la manifestazione parte inizialmente con l'avvio della gara dalla Trevigiano e Vicentino e poi si sposta nel Bellunese negli ultimi anni. Esatto, perciò la partenza è da Serin del Grappa. Questa è la 6ª edizione che facciamo a Serin del Grappa, un territorio che ci ospita con grande amicizia, tant'è vero che abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione anche con i gruppi ANA, perciò gli alpini che ancora sono presenti nel territorio, sono molto attivi e ci sono di grandissimo aiuto e ci aiutano veramente molto e tantissimo. Tu quasi potresti fare la domanda al nostro altro ospite perché questa iniziativa ha generato molte altre iniziative. E una di queste riguarda una caratteristica di Cima Grappa, che è questa di questo lungo viale. Che cosa ha di caratteristico questo lungo viale? E questo lungo viale, oltre a chiamarsi la Via degli Eroi, ha alla sua destra e alla sua sinistra 7 cippi che rappresentano, e vi sono scritti anche i nomi, i 14 monti che sono stati oggetto nella Grande Guerra di importanti eventi accaduti nel comprensorio del Grappa, perché tutti pensiamo a Cima Grappa, ma in realtà Grappa è molto grande e ha tante cime più piccole. E così abbiamo spiegato anche il titolo di questo libro 14, che come vedete è raffigurato con il filo spinato, che era una caratteristica delle postazioni per la difesa, naturalmente. Come ti è venuta in mente l'idea di fare un libro di questo tipo? Poi parliamo di che tipo di libro è. Sì, l'idea è venuta a me e anche ad Alessandro Bernardi, che è l'altro autore. Alessandro è un fotografo di Pavia. E ci siamo divisi i compiti. Quindi lui appunto si è occupato dell'apparato fotografico, io dei testi che sono a supporto di queste immagini. Le immagini sono sia dei cippi che costellano appunto questa via eroica, ma anche di 14 oggetti che nel corso degli anni ho potuto recuperare proprio in quegli stessi luoghi. E questi Facciamo vedere un oggetti. attimino di cosa si tratta. Qui ci sono i cippi, coloro che sono stati sul Monte Grappa sicuramente li avranno visti perché salendo è impossibile non vederli. Sono questi muretti, io naturalmente cerco di rendere prosaica la descrizione, dove sopra c'è scritto il nome dei vari monti, che tu hai visitato tutti, Sì, immagino. sia come escursionista, sportivo, ma anche appunto come recuperante. E, nel corso degli anni da questi luoghi sono emersi degli oggetti, ne ho selezionati 14, uno per ognuno di questi monti, che avessero un qualcosa di più da dire rispetto ai molti oggetti che si possono trovare. E quindi su di ognuno di loro, ho ricamato una storia con un fondo di verità. Quindi una storia comunque verosimile che ha lo scopo di naturalmente trasmettere un'emozione. Sì, intanto vediamo alcune delle immagini che sono state scattate. Davide Zanetti mi diceva che è molto grande. Tu hai un'attività peraltro sul Monte Grappa. Sì, gestisco con la moglie, ho anche due figli che ogni tanto do una mano, un piccolo rifugio che si chiama Rifugio Valtosella, che
che è un rifugio totalmente ecosostenibile, quindi non abbiamo l'allacciamento elettrico, abbiamo solo l'acqua piovana e non c'è il gas, tutto funziona tramite la legna. Questa scelta così radicale, fatta 20 anni fa ormai quando sono partito da Padova, ha lo scopo di aver precipitato me e la mia famiglia in una condizione di contatto vero con la montagna, perché la montagna ha sempre qualcosa con cui stupirti. Cioè, anche una bella fortuna a trovare una donna che ti seguisse in un'impresa come questa. Sì, per ora sì, diciamo, ecco. Allora, parlando ancora con Davide Zanetti, la gara quest'anno avrà il supporto, l'avevi anche già detto, degli alpini. Sì, corretto. Che chiaramente sono compartecipi anche a questa azione di memoria e di ricordo. Da poco c'è stato il centenario. Sì, beh, diciamo che gli alpini in questi 12 anni, perciò anche quest'anno, ci hanno sempre dato una grossa mano nell'aspetto organizzativo iniziale, perché organizzare una manifestazione non è gli ultimi due giorni, ma in realtà è un anno intero di lavoro, che ovviamente ci permette di avere quella tranquillità di poter dire venite a trovarci, perciò gestire qualche centinaio di persone che arrivano e che devono vivere un'esperienza in tranquillità e sicurezza lo puoi fare solo se hai persone che conoscono il territorio e soprattutto che sono in grado di essere presenti per eventualmente, non c'è mai successo fortunatamente, risolvere delle problematiche. Perché non sono sentieri facili quelli del Grappa, generalmente. Bisogna prestare attenzione soprattutto quando si incresta. Decisamente, ma in realtà bisogna sempre prestare attenzione perché la montagna non è mai da sottovalutare. Il Grappa in modo particolare ti riserva sempre delle grandissime sorprese, soprattutto sotto l'aspetto meteo. Puoi partire che c'è la pioggia e trovarti con 34-35 gradi di temperatura, perciò pensi che non ti serva l'acqua e a metà del percorso stai morendo di sete. E Grappa acqua non ce n'è, perciò a parte i punti di ristoro, l'acqua non la trovi e devi perciò essere preparato per un ambiente che è molto naturale ma anche molto aspro. Senti, 14 vette, però tu devi avere uno schema per descriverli, c'è una vetta in particolare che ti interessa di più, che hai visitato più spesso, o comunque lo schema che hai voluto dare al libro, c'è un passaggio cima, cima, cima conseguente, oppure metti lì man mano che ti viene in mente qualcosa di particolare? Beh, diciamo che l'ordine cronologico che ho scelto nel libro è stato dettato da il peso che gli oggetti trovati hanno per me. Quindi il Monte Asolone è il primo che è citato, perché vi ho trovato anche un oggetto veramente particolare, che è un Cristo in bronzo appartenuto ad un altarino da campo. E l'idea che di tutti gli oggetti che ho nel museo, che ospita quasi 3.000 pezzi... È questo, vero? Eccolo qui. Questo è l'unico oggetto che non ha bandiera. Apparteneva a tutti. E il concetto mi piace perché dà la giusta interpretazione dello spirito del libro, che è un libro che serve per fare una memoria collettiva che rifugga tutti quegli argomenti che hanno portato alla guerra. Allora, io qui ho una foto, non so se fa parte di quelle che abbiamo nell'archivio da far vedere, ed è una foto di una targa. Tu mi hai detto che è particolare questa targa per svariati motivi. Innanzitutto perché è stata scritta con il punteruolo. Sì. E poi qual è l'altra particolarità? Beh, perché vi si trova una parola che è Fifaus. Che è questa su in cima. Sì, infatti c'è scritto Fifaus del 588esimo Compagnia Mitraglieri Fiat. Quindi quella era evidentemente all'ingresso di una galleria dove poi ho reperito l'oggetto e l'autore utilizza questa parola che si trova in molti diari storici e che fa parte del gergo della Grande Guerra, come tantissime altre parole. Quindi vi è un tratto di umanità ancora maggiore, se vogliamo. Però Fifau è la storpiatura di una... Di Blockhaus, che è una parola tedesca, che sta ad indicare appunto un rifugio, un ricovero nel quale proteggersi dai bombardamenti. Bombardamenti che inducono a nascondervi le persone dentro perché le persone hanno paura. Ecco perché Fifaus. È una ricostruzione che hai fatto tu o è documentata? Questa? Beh, è documentabile dal fatto che nei diari di guerra questa parola si utilizza e viene anche spiegata nei diari di guerra, però sai, trovarla poi di persona gratifica sia il ricercatore ma anche il lettore.
Senti, Davide, ma insomma, abbiamo la fortuna del cambio di telecamera, quindi si capisce con quale Davide sto parlando. Anche tu hai voluto partecipare, o meglio, lui ti ha ospitato assieme al suo collega nel libro. In che modo? Ecco, loro hanno avuto modo con lo scritto e con le foto di creare un libro che raccontasse di questi 14 cipi. E io invece, in un momento di passaggio in Cima Grappa, in inverno, ho avuto un'ispirazione, l'ho chiamata, di andare a congiungere questi 14 punti, non più soltanto con delle foto o dei racconti, ma anche proprio realmente. Perciò con i miei compagni di viaggio, perciò chi mi aiuta a organizzare il Trail degli Eroi, abbiamo disegnato realmente un percorso che congiunge tutti questi 14 cipi. Sono circa 130 e rotti chilometri che andremo a prossimamente rendere ufficiali, ovvero daremo la possibilità alla gente di avere un tracciato da poter percorrere e perciò percorrere a piedi tutti questi 14 punti che vengono raffigurati nella Via Eroica. Tu sostanzialmente hai allungato quello che è il sentiero degli eroi, perché il sentiero degli eroi parte dal Tomatico e arriva sino a Cima Grappa. Tu hai aggiunto altre cime. In realtà ho creato un anello, perciò io posso partire da uno dei qualunque punti dove sono nominati cipi, compreso Cima Grappa, che in realtà non ha bisogno di cibo perché è il contenitore dei 14 cipi, e perciò posso con questo anello percorrere tutta la parte che rappresenta il comprensorio del Grappa. E fa parte di quest'altro libro che stiamo vedendo, che è il Monte Grappa Trail, o è una cosa a parte? Beh, la casualità ha fatto sì che delle persone come Davide e Lorenzo abbiano dato vita a due testi diversi completamente, perché uno racconta la storia e le emozioni della storia, l'altro invece racconta lo sport e le emozioni dello sport, perciò sono raffigurati 25 percorsi che Lorenzo Capitani ha deciso di pubblicare su questo libro, e ha pubblicato anche il percorso 14 cipi. E tu che lo hai letto, tu che lo hai visto, sono tutti sentieri che si possono fare ma con un'adeguata preparazione? Beh, diciamo che tutto dipende dal tempo che si ha a disposizione innanzitutto, perché se io cammino un passo dietro l'altro prima o poi arrivo dove devo arrivare, perciò sono tutti fattibili. La cosa importante è capire che si è in montagna, perciò bisogna essere preparati all'ambiente. È chiaro che il Grappa non è una montagna semplice, perciò un po' di preparazione la si consiglia sempre, l'abbigliamento, le gambe e soprattutto questa, la testa, che è fondamentale. Sì, poi il Grappa è curioso perché dipende se parti da su in cima oppure se parti da sotto ci sono anche dei dislivelli particolarmente importanti. Il lavoro che hai fatto con Alessandro è stato un lavoro a distanza, o vi trovavate e tu gli dicevi: guarda, io ho scritto questa cosa, fammi la foto, o è il contrario? Sì, questo è forse l'aspetto più interessante, perché il lavoro è stato realizzato totalmente nel periodo del lockdown sul luogo, quindi Alessandro, potendosi spostare per attività lavorativa, mi ha raggiunto da Pavia e abbiamo avuto a nostra disposizione per svariate settimane l'intero massiccio che vedeva solamente noi presenti sulla strada, nei luoghi, perché ovviamente non si poteva andare da nessuna parte. E questa intimità ha suggerito stimoli per entrambi. Devo dire che è stato un lavoro che, nato da una base comune, poi si è sviluppato vedendo ognuno creare qualcosa di specifico, ma con correlazioni continue, suggerimenti reciproci, aiuti. Si può dire che è un libro nato per caso, oppure c'era già il progetto, oppure è così com'è, non era pensato, ma è diventato... Ma sicuramente non era pensato, forse bello come è uscito, questa insomma pretesa di dire che sia un bel libro. Sì. E,
e lo dimostra la bella amicizia che poi è nata, è stata suggellata da questo libro tra me ed Alessandro, perché il lavoro è un lavoro in reale simbiosi. Ecco. Adesso devo andare un po' più veloce perché ci manca poco tempo, fai molti ringraziamenti alla fine, sono tutte persone che hanno contribuito in che modo? Dandoti oggetti, raccontandoti delle cose? Allora no, gli oggetti sono tutti oggetti che appartengono al mio museo, che ho trovato personalmente, però sono persone che in quella simbiosi che ho descritto poco fa sono entrate a vario titolo, ecco. Ognuna di loro sa qual è questo titolo, però era opportuno menzionarli perché altrimenti sembra che là ci siamo solamente io, la montagna e ci sia stato solamente Alessandro per quel periodo, ma siete voi, sono le persone che popolano la montagna, che le danno vita. Ecco. Abbiamo detto che in settembre c'è questa gara, le iscrizioni si aprono quando? Le iscrizioni sono già aperte, si sono già presentati i primi iscritti e perciò aspettiamo tutti quanti con grande gioia di poterli accogliere il 18 settembre. Informazioni si possono ricevere dove? Le informazioni si possono trovare sui canali social, sul sito, e se ci si iscrive anche alla nostra mail per ricevere la newsletter. Il sito? Il sito è www.traildeglieroi.it. www.traildeglieroi.it. Un'ultima domanda la facciamo a Davide. Tu con il tuo lavoro, con la tua scelta di vita, vuoi lanciare un messaggio? Sì, il messaggio che anche il libro ha il desiderio di poter lanciare, e cioè che lo studio e l'approfondimento di questi argomenti deve essere teso ad una riflessione profonda che ogni uomo deve fare, legata al sacrificio che questi combattenti hanno dovuto compiere, fossero essi italiani, austro-ungarici o di qualsiasi altra nazionalità, per combattere una cosa orrenda come ovviamente è una guerra, come qualsiasi guerra. E questo deve dare forse, Andrea, a noi tutti lo sprone per immaginare come valorizzare e dare un senso compiuto alla vita nostra di tutti i giorni, che sia quantomeno vissuta in maniera decorosa. Ecco. Cioè, non è, mi pare, un intento drammatico, ma di grande consapevolezza. Certo. Abbiamo raccontato due libri, per la verità uno in modo particolare, che è 14 di Davide Pegoraro, assieme al suo collega Alessandro Bernardi, e poi il Monte Grappa Trail, che è un altro libro che vi racconta i percorsi che potete fare sul Grappa. Io ci sono stato parecchie volte, l'ho salito un po' da tutte le parti, è veramente molto bello, anche perché ha questa forma curiosa a guardarla e avere un po' di fantasia, che sembra quasi fatto a stella. C'è un punto di riferimento che cima Grappa e poi si diramano delle dorsali, sono tutte molto affascinanti. Grazie anche a Davide Zanetti, in bocca al lupo per la gara. Qua da ricordare, dov'è il tuo rifugio che vogliamo trovarti? Rifugio Valtosella, versante Feltrino del Grappa. Sì. Quindi salendo da Caupo sulla sinistra poco prima di cima Grappa. Grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento della visione e dell'ascolto dei nostri programmi.